sono stati scelti a Lanciano da 27 giurie popolari i migliori autori della letteratura emergente del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, quest'anno alla sua 14ª edizione. Per la sezione saggistica è stato indicato il libro di Alberto De Bernardi, Fascismo e antifascismo, edizione Donzelli. Per la narrativa è il libro Leone, di Paola Mastrocola, edizione Einaudi. E per la letteratura giornalistica il libro Il Vesuvio Universale, di Maria Pace Ottieri, edizione Einaudi. I testi, scelti dalla giuria popolare, saranno sottoposti ora all'esame della giuria istituzionale, presieduta dalla scrittrice Dacia Maraini, che ne decreterà i vincitori a fine luglio, durante l'evento di punta dell'estate di Pescasseroli, luogo di nascita del filosofo a cui è dedicato il premio. Noi facciamo promozione di lettura e naturalmente ci occupiamo di fare conoscere meglio anche Benedetto Croce. Credo che pochi come lui hanno saputo raccontare la memoria del nostro paese. Durante la cerimonia di premiazione sarà riconosciuto con un premio alla memoria un personaggio alla cultura scomparso l'anno scorso. All'evento di presentazione tenutosi a Lanciano hanno partecipato i 400 giurati con i ragazzi delle scuole superiori, i rappresentanti di alcune università abruzzesi, le associazioni di Pescasseroli e il gruppo di lettura del penitenziario di Sulmona. Inoltre sono stati presenti insieme alle istituzioni di Lanciano i sindaci di Pescasseroli, Montenero Domo e Raiano, il comune di Teramo che ospiterà l'assemblea conclusiva nel 2020 e una delegazione del comune di Candela, in provincia di Foggia, che sarà la prima giuria extraregionale.